Grazie Presidente. Premetto, così dico subito qual è la difformità, che io non parteciperò al voto di questa mozione, uscendo momentaneamente dall'aula. Dunque, spiego brevemente le motivazioni. La commissione che ho avuto l'onore di presiedere fino alla fine di agosto di quest'anno ha espresso parere su 410 delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio, quindi una cifra ben maggiore rispetto a quella che l'OREF ha descritto nella lettera che le ha inviato, Presidente. Lettera che avremmo avuto il piacere ovviamente di conoscere prima e non oggi in aula, ma la ringrazio per averla resa nota, perché ovviamente ci dà qualche elemento in più di valutazione. No, le dico perché qui ho sentito un po' discorsi che veramente lasciano un po' perplessi, perché questa amministrazione dei debiti fuori bilancio, oltre che non averli fatti o averli fatti in maniera fisiologica il meno possibile, ha riconosciuto i debiti fuori bilancio di coloro che oggi criticano, non certo delle persone rispettabilissime, ma delle amministrazioni che hanno preceduto la presente, ma questo non per fare una critica al passato, ma per valorizzare il lavoro che è stato fatto da questa amministrazione. Io ritengo, fra le altre cose, che la Commissione sui debiti fuori bilancio ha sempre messo a disposizione il tempo, la voglia e soprattutto la richiesta all'esecutivo di partecipare alle commissioni per trovare le soluzioni, e ben più di una volta in 4 anni è stato chiesto all'esecutivo di aiutarci come consiglio, visto che noi abbiamo solo una funzione di indirizzo e controllo, a risolvere alcuni problemi nell'iter amministrativo. Fermo restando che tutte le delibere che abbiamo lavorato, votato e poi votato anche in aula, Presidente, sono già state indirizzate alla Corte dei Conti, per cui nel pieno rispetto di quello che deve essere un iter amministrativo corretto, ma ovviamente né da parte del segretariato né da parte di nessun altro organo abbiamo ancora avuto riscontro su eventuali interventi della Corte dei Conti sui procedimenti che sono stati loro inviati. Chiudo questo intervento, Presidente, chiedendole un minimo di indulgenza sul tempo utilizzato, dicendo che durante la mia presidenza nella commissione è stata fatta, almeno in un'occasione, se non in più di una riunione di commissione presenti il direttore generale, il segretariato generale, l'avvocatura e l'assessore Lemmetti, che devo dire sempre e costantemente presente in commissione, sia allora che adesso con la presidente Seccia, proprio per cercare di risolvere dal punto di vista amministrativo la complessità e l'inerzia che i procedimenti relativi al riconoscimento di debito fuori bilancio avevano portato a gonfiare quelle che erano le cifre. Quindi su questo riterrei che vada riconosciuto ai consiglieri nel loro complesso, alla Commissione, ovviamente che è l'organo del Consiglio e dell'Assemblea che opera su questa materia, tutto il lavoro svolto in questi 4 anni e mezzo. Quindi su quest'atto, che io ritengo, Presidente, in questa fase non utile nella forma in cui è stato scritto, come le ho detto, ribadisco, non parteciperò al voto. La ringrazio.